Ma che cos'è il cranio? Il cranio. Il cranio si trova sulla sommità della colonna vertebrale, cioè sulla punta. Il cranio sono tante ossa collegate tra loro, ma come fanno a stare insieme? Stanno insieme grazie a delle articolazioni che si chiamano suture. Il compito del cranio è proteggere il cervello contenuto al suo interno, ma non solo, anche proteggere tutti gli organi che ci sono in faccia, tipo gli occhi, il naso e la bocca. Come si suddivide il cranio? Il cranio è suddiviso in tante ossa piatte, come quella della sezione cupola, che sarebbe la parte più in alto del cranio, dove si trovano 8 ossa piatte, però anche detta volta cranica. Però non ci sono solo quelle ossa, infatti a costituire il cranio ci sono anche 14 ossa facciali. Tra le ossa della volta cranica ce ne sono 4 più importanti: l'osso frontale, che forma la fronte; l'osso parietale, che ce ne sono due e formano i lati del cranio; l'osso occipitale, che forma la parte dietro del cranio; e l'osso temporale, che anch'esso ce ne sono due e formano le tempie. Altre due ossa importanti sono l'osso mascellare, dove si incastrano i denti dell'arcata superiore, e l'osso mandibolare, dove si incastrano i denti dell'arcata inferiore. Un'altra particolarità dell'osso mandibolare è che è l'unico osso mobile del cranio. Ma il cranio dei neonati è uguale al nostro? No, non sono uguali ai nostri, da due punti di vista. Il primo, che sono molto più piccoli, e il secondo è che le loro articolazioni non sono ancora ben formate, ma questo succederà nell'allungarsi del tempo. Infatti, un cranio di un neonato è molto delicato e questi veri e propri buchi si possono anche sentire manualmente, col tatto. E ora è il momento delle domande. Tranquilli, sono molto facili. Che cos'è una sutura? Una sutura è un'articolazione che tiene insieme le ossa piatte del cranio. In quante ossa è suddiviso il cranio? Il cranio è suddiviso in 8 ossa piatte nella sezione cupola e 14 ossa facciali. Quali sono le ossa che formano le tempie? Le ossa che formano le tempie si chiamano temporali. Nell'osso mascellare, quali denti ci sono? Quelli dell'arcata superiore o inferiore? Nell'osso mascellare ci sono i denti dell'arcata superiore. Grazie a tutti per aver partecipato a questa lezione e che vi devo dire? Alla prossima!